Musica e il resto scompare, musica e il resto scompare. Turudurudu. Ah, che benessere, caro Fra. Buonasera, Maxi, buonasera, buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, mazza, come si sta bene nella vasca. Come si sta freschi, caldi. Ciao belli. Ciao belli. No, control C. Ecco qua. Eccoci qui. Ciao ragazzi, buonasera. Bentornati in questa nuova trasmissione. Si sta proprio bene stasera, ragazzi. Che magica atmosfera che c'è questa sera. Amore, che fai? Amore così non Mettete insieme i banda vale. giovani. Grazie, Gambero. Non Grazie vedo per il il ciao. tubo alle tue spalle. No, mi dissocio dal tubo. Mettete giù le mani da giovani. Grazie, Salvonic, per i 200 bits. Grazie. Ricordiamo che a ogni sub verrà scritto il nome del sub o di colui che ha donato le sub sul mio corpo, anche sulla mia fantastica pelata. Come state, ragazzi? Se non puoi batterli, unisciti a loro. Un ottimo detto. Grazie, Super Poesia in Alex. movimento! Grazie Super Alex per la sub regalata, grazie a Mr. Marco e grazie a Lanfri. Allora, fermi tutti. Poesia in movimento! Super Alex. Poesia in movimento! Super Alex, abbiamo scritto. Poi abbiamo Mr. Marco. Mr. Marco. Mister Marco, poi abbiamo Lanfri. Lanfri, grazie mille per il Prime. Eccolo qui. Grande Gamberone che ha regalato due Poesia in abbonamenti. movimento! Grazie Gamberone. Grazie a Josic che ha regalato una sub. Scriviamoci anche il nome di Gambero. Poesia in movimento! Gambero sulla tetta ti ho scritto. Grazie mille per i 5 euro. Ma cos'è l'ingresso del paradiso dantesco? Esattamente. Josic ha Poesia in regalato una movimento! sub. Gio. Ti scriverò Gio. Va bene, uguale, no? Poesia Grazie. in movimento! Grazie a RS Fra. Per i 3 mesi di Prime, grazie mille. RS Fra. Ecco qui. Grazie mille, carissimo. Aspetta, forse mi sono perso qualcuno. Vediamo un attimo. Oggi mi sono attrezzato pure col computer. Che volevi di più dalla vita? No, non mi sono perso nessuno. Come state ragazzi? Tutto bene? State passando bene la vostra serata? C'è anche il Cerbero Podcast in chat. Ragazzi, oggi siamo qui per questo fantastico contenuto. Diciamo che ormai, come sapete, Twitch prevede che questo contenuto sia spinto e sia incredibilmente di successo, quindi di Poesia conseguenza. in movimento! Perché non approfittarmi? Grazie Balan. Grazie Balan di Besugo per Poesia in l'abbonamento di livello movimento! 1. Balan, Pompi vanone grazie. alla...
Grazie Balan. Mettete su le mani dai show. Grazie Balan e grazie. Pipo 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 Ammazza, poesia in movimento. Ma quanto chiacchieri, io. Bel format, ma preferisco gli altri. Grazie, sì, anch'io. Grazie, Bito. Poesia in movimento. Grazie mille, Bito, per la sub. O Bito. No, Bito si chiama. Bito. Grazie, Bito. Ah, volete un gorilla bicio? Oh no, oh no. Mettete su le mani da giovane. Grazie Gambero per i 100 bits. Hai avvisato Augusta della live. Poesia in movimento. Il tubo. Grazie Ivan. A noi ragazze non ci pensa mi mai nessuno. Mi dissocio dal tubo. Poesia in movimento. Mi dissocio altamente dal tubo. Il tubo mi dissocio. Assolutamente dissocio. Poesia in dal movimento. Aspetta, fermi che mi sto perdendo un po' di sub. Grazie a Stinawa per i 5 mesi. Grande Stinawa. Ma non c'ho più posto, come cazzo se fa qua? Poesia in movimento! Aspetta, vamo sul mi brezzo, scrivi il nome intorno al capezzolo? Stinawa. Tira pure sul braccio. Mamma mia che giocatore. Giorgio Vilardi. Grazie Giorgio Vilardi per il Prime. E grazie anche a Dread per i 2 mesi. Grazie Dreddone. Dreddone, io ti vorrei dedicare qui la pelata, posso? Aspetta, vediamo se ci riesco. Come cazzo si fa, raga, a scrivere sulla pelata Dredd un attimo? Allora, tac. Oh, lo so fa bene, Dre. Poesia in movimento! Grazie Ale Zur per i 3 mesi, forza grazie. Lo so far contrario, no, 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 no. Vabbè, DR, accontentati. Grazie mille ragazzi, grazie Gambero per i bits. C'è un hype train livello 5, ma ragazzi. Il gatto non abbiate paura, sul non abbiate paura, non lo faccio per i soldi, lo faccio solo perché vi voglio bene, ragazzi. È al contrario, ho capito, che devo fare? Che devo fare? Ho anche una palla. Lo faccio per voi, esattamente. Poesia in grazie movimento! Grazie a Yabusa per i 2 mesi, bentornato. Bello bentornato a Yabusa. Grazie mille. Riscatto una canzone da parte di Nicox. Molto bene. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un sentiero che sa di felicità. No, non mi bannano, ragazzi, perché non sto infrangendo nessun regolamento, come sapete. Poesia in Mary movimento! Jane, grazie, Mary. Minore di 3. Aspetta, Mary, che ti segno qui. Non conoscete le regole di Twitch, ragazzi? Questo è un format che sta andando alla grande. Grazie bagna mille di nuovo per il cappello. Bits. Questo è un format che sta andando alla grande tra tutti quanti, veramente pazzeschi. Quindi, perché non farlo? Poesia in movimento, qui. No, non bannano per capezzolo. Mettete grazie, Matteo, per i 100 giovane. Bits. Gorilla Biccio. Ti dono dei bits perché la sub la ho già maestro. Va bene, uguale, ci accontentiamo, ci accontentiamo. I lost, lo so, lo so. Poesia in Vagino, movimento! Grazie per i 10 mesi, caro Vagino. No, ragazzi, non è contro il regolamento di Twitch. Mi dispiace deludervi, ma si può fare. Ci sono tante ragazze che lo fanno e non infrangono le regole, quindi perché un ragazzo non dovrebbe farlo esattamente? Cos'è, una discriminazione? State discriminando il fatto che un ragazzo faccia questo contenuto? Le ragazze vanno bene, i ragazzi no?
Cos'è, vi volete segare? Beh, qui mi dispiace, ma non ci sono due tette femminili, ma trovate una fantastica pelata. Anche le ragazze hanno diritto a vedere i ragazzi, no? In piscina o in vasca da bagno. Grazie mille, grazie a tutti comunque. Allora, aspetta, non merita, ho segnato, a posto, beh, ho il costume chiaramente sotto, ho il costume, ah, fantastica, ah, tu vabbè, Extreme, se vuoi procedi pure, non è un problema. Allora, comunque, oggi mi sono attrezzato e ho con me un fantastico computer, come potete vedere, eccolo qui, guardate qua come ci siamo attrezzati oggi. Poesia in movimento! Grazie il gatto di Jerry, grazie mille gatto di Jerry per la sub, benvenuto in miniera, in miniera, in miniera. Mettete su le manda Grazie per i giuba! 100 bits, Havana Club, grazie a Onitramit per i 100 bits. Facci vedere il lato B. Allora devo Mettete su segnarmi le manda il giuba! gatto di Jerry qua. Ivan, ma una piccola insaponata. Love you, my man. Sì, ora Mettete lo su le facciamo. manda giubani! Sì, ma parliamo di politica. Noi mica siamo qui per fare i simpaticissimi. Infatti, Poesia infatti, in ora parleremo di movimento! politica. Grazie Pinopa! Rivestiti svergognato LOL. Pinopa, grazie mille, bentornato. Capra! Grazie per i 5 euro. Sei un fottuto genio. Ti amo. Grazie a Roberto Poesia per in il Prime, movimento! grazie a Karim per i 3 mesi, grazie a tutti ragazzi. Grazie mille, Karim. Poesia in movimento! Rivisi Karim, ti del top segno qui. streamer d'Italia. Grazie mille, grazie Karim, bentornato. Capra! Grazie per i 2 euro. Scrivi il mio nome sulla spalla. Mettete Sulla spalla, grazie per i 100 bits, su Henry. le manda Non so, il giovani! tuo nome qual è? Ciao Dovevi Ciropollo, grazie distruggerli, per i non unirti bits. a loro. No, ma infatti Mettete questo su serve le a manda distruggerli, giovani! tranquillo, credimi. Sei un grande, sei il numero uno. Grazie, adesso mi posso anche mettere il cappello. Mettete su le manda giovani! C'era un ragazzo che mi ha detto se mi segnavo il suo nome Comunque sembra il qui. video di Fatboy Slim. Manca che scriviamo i nomi sulle piastrelle. Slash dot dash dot slash dot dash Ah, dot slash dot dash dot vagino. slash dot com. Slash dot dash dot slash dot dash dot slash dot com. Vagino 10 mesi ha Dot fatto. com. Slash dot dash dot dash dot com. Slash dot dash dot dash dot com. Dot com. Grazie Poesia Vagino, in eccomi qua. movimento! Grazie Andrea White E sono Name, cinque. without name, scusami. Grazie Andrea, ti segno qui, guarda. Poesia in movimento! Ecco qui, Andrea, eccolo qui. Grande Luca per aver regalato due Poesia in abbonamenti. movimento! Grazie mille Luca. Luca, grandissimo, ti segno qui, Luca, sempre con me. Luca RM. Mettete su le manda Luca Roma. giovani! Grazie Marci Bunker per i 100 bits. Che Grazie a coraggio, Jack guarderò mia madre Steller d'ora in per poi, i 3 dopo che è mesi. appena entrata in camera. Grande Poesia in movimento! Grazie Jack. Ivan. Sul bicipite, guarda qua. Grazie Orio, grazie per Poesia aver in regalato la sub, movimento! Orio, grazie mille. Ti segno qui, Orio. Yo-yo. Yo-yo. Ecco qua. Allora, volevo ricordare a tutti i politici che ci stanno seguendo che questa è una forma di protesta pacifica verso la piattaforma Twitch, in quanto, a mio modesto parere, un determinato tipo di contenuto su questa Poesia in piattaforma non ci movimento! dovrebbe essere. Quindi è una semplice protesta pacifica verso lo staff di Twitch e non verso le ragazze che fanno questo, perché fin quando è concesso, se permettete, lo faccio anch'io. Poi, il giorno che Twitch si esprimerà dicendo che da regolamento non è più consentito fare questo, io non lo farò più, così come non lo faranno più le ragazze. Ma fin quando è concesso, Poesia in la mia protesta è movimento! verso lo staff di Twitch e non verso le ragazze che lo fanno. Fanno bene a farlo, anch'io se avessi avuto due fantastiche tette e un bel culo l'avrei fatto. Quindi, brave ragazze, continuate a farlo. Grazie Mixarp per aver regalato una sub e grazie a Barney per aver regalato una sub. Allora, Barney, disegno qua sotto, eh? Barney. E
e Mixarp. Mo diventa un po' complicato, eh? Mo inizia ad essere complicato. Disegnerò qui Mixarp. Ecco qua. Allora, hai visto il cavallo? Sono un bel fregno ogni tanto, no? Potrei mettermi anche il cappello da capitano. Allora, comunque io ho aperto qualche link, in ogni caso, così possiamo anche parlare di cose un po' più serie e così argomentiamo e creiamo anche un dibattito in questa live così alternativa. Quindi, con il vostro, diciamo, permesso, thank you so much, guys, thank you. Ricordiamo, tra l'altro, che a 2000 sub comprerò il costume di William Wallace, Braveheart, cuore impavido, e andrò in live early insieme a Francesca davanti al Parlamento italiano ad urlare libertà con il costume di William Wallace. Inoltre, a 2000 sub probabilmente avremo ospite un personaggio politico che ci ha accompagnato per tutta la quarantena, che voi conoscete bene, quindi fate silenzio, non spoilerate, ma sappiate che a 2000 sub ci potrebbe essere questo contenuto mai visto su Twitch Italia, che soltanto questo canale può offrirvi, perché sono il miglior canale in Italia, anche se molti non ve lo dicono. Ciò detto, andiamo a leggere le notizie del giorno. E non è Antonio Conte, eh? Allora, dovete sapere che la Lega ha criticato Chiara Ferragni per quanto riguarda la propaganda da regime comunista, addirittura, non degna dell'Ambrogino. Sapete, per la questione dei vaccini in Lombardia, no? Tanta roba e amore. Grazie mille, Elena, per i 100 bits. Grazie. Quindi la Lega contro la Ferragni, propaganda da regime comunista non degna dell'Ambrogino. Diversi esponenti leghisti contro l'imprenditrice digitale dopo le critiche alla gestione organizzativa della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia. Te pareva che la Lega non criticava. La Lega si scaglia contro l'imprenditrice Chiara Ferragni, rea di essersi arrabbiata con Regione Lombardia per la gestione della campagna vaccinale contro il Covid, ma non solo. Alcuni esponenti del Carroccio Lombardo si limitano a polemizzare con lei, altri arrivano addirittura a chiedere che la Ferragni restituisca l'Ambrogino d'oro, che era un premio che lei e Fedez avevano ricevuto tempo fa, proprio dalla Lombardia, soprattutto per aver fatto la raccolta fondi, come vi ricorderete, durante la prima quarantena, insomma, dove si erano raccolti diversi milioni di euro per supportare le terapie intensive. E cosa è successo poi? È successo appunto che alcuni esponenti della Lega si sono arrabbiati. La Ferragni aveva raccontato venerdì che la nonna di Fedez, 90enne, insomma, ve la ricordate la storia, no? Aveva raccontato, per quanto riguarda la nonna di Fedez, 90enne, poesia che, pur avendo chiesto il vaccino molto tempo fa, era stata contattata. Bello faccina con occhi a cuore. Grazie mille, grazie Ulix per i 20 mesi, grazie Ulix. Aspetta che segno il tuo nome. Sono al lume di candela, esatto. Grazie Netflix. Aspetta che segniamo il nome di Ulix. Ecco qui Ulix. Ricordiamo che appena finirò il posto segnerò comunque i nomi delle sub sul quaderno, eh? Non vi scammerò. Anzi, se ho scammato qualcuno ditemelo, che mi dispiace. Ero eterosessuale prima di vedere questa live, hai visto? Ogni tanto si può cambiare. Quante sub servono per le bolle di sapone? Almeno 10. Ci possono arrivare anche le bolle di sapone, ragazzi. Se arrivano 20 sub faccio anche gli squat. Poesia in movimento! Grazie Pink Fluids per aver regalato una sub. Grazie mille. Sì, è il pennarello indelebile, aspetteremo qualche giorno. Pink Fluids, grazie mille. Ti segno sul capezzolo, eh? Pink. Vabbè, squat senza costume, non esageriamo adesso, per carità, non esageriamo. Allora, prossimamente faremo una live con Dudubi in vasca, magari, eh? Oh no, 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 no.
C'è il tubo d'acciaio, questo arnese. Prendiamo le distanze ovviamente dal tubo. Prendiamo assolutamente le distanze dal tubo, ragazzi, ci mancherebbe altro, io mi discosto. Tra l'altro ci tengo a far sapere una cosa, non so se qualche streamer ci sta restando. Poesia in movimento! Canali, ma intanto grazie mille Annas for Cats per l'abbonamento per i 2 mesi. Poesia in movimento! Grazie anche a Barney Stinson, grazie Barney, ti scrivo subito Barney, scriviamo anche Annas. Allora, siccome il content è mio, a differenza dell'altra volta, non consentirò di restreamarlo sui vostri canali, amici streamer. Se lo state facendo, smettete, perché sennò vi segnalo stavolta, visto che se volete farvi il content, fatevelo da soli. Grazie mille, Barney. Ecco, aspetta che ti segno sulla spalla. Barney. Sotto l'ascella? Noi il prossimo facciamo sotto l'ascella, tanto c'è spazio. Investiamo in un perizoma per gli squat, ma in realtà ho un costumino con i fenicotteri rosa che secondo me è un bijou. Un bijou. Ivan, oggi sei uscito pazzo. Ma da voi che sono pazzo, amico mio, ma che non lo sapevi? Chiunque mi conosca sa che io sono pazzo. Sei un pazzo geniale sgravato, grazie, ti ringrazio, lo prendo come un complimento. Finiamo di leggere la notizia sulla Ferragni e poi andiamo avanti, ci sono svariate notizie oggi che possiamo leggere. Tra l'altro mi sto attrezzando, la prossima volta che faremo, ne farò una settimana. Poesia in movimento! E la prossima volta ci sarà anche bustina in collegamento da Discord, ragazzi. Grazie mille Fresh Yurka per i 3 mesi. Poesia in movimento! E grazie anche a Chris Cone. Buonasera, grazie, capitano. Criscone. E sono 3, eh? Grande grazie, Ivan, Criscone. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Grazie, Fresh. Fresh. Poi abbiamo Criscone. Crisco, ti ho chiamato Crisco, va bene uguale, no? Ok. Porta con... No. Live in vasca con Violet e la Raggi. Ma se Violet vuole fare con me una live prossimamente in vasca, io sono assolutamente d'accordo, anche perché potremmo, secondo me, spaccare Twitch, nel senso. Poi ci dividiamo le sub. Acqua sì, acqua calda, assolutamente. Metti musica. Mettiamo un po' di musica, regà, un po' di chill music. Sì, ci sta, effettivamente. Buona idea. Buona idea chiunque l'abbia scritto. Aspettate, metto un po' di musica senza copyright. Poesia in movimento! Grazie Luca per altre 2 sub regalate. Luca, te ho segnato già qui però, guarda come sei bello. Poesia in movimento! Segno, faccio proprio un per due. Un per due Luca, proprio si merita. Grazie davvero Luca per il supporto. Con Barbara Marocco in vasca. Magari Barbarella, se vuoi farlo, lo facciamo la prossima volta. Allora, chill music. Ecco qua. E chi ci ammazza, ragazzi? Cioè, io posso stare pure tutta la notte qua, sto benissimo. Magari ogni tanto diamo una riscaldata all'acqua, perché sennò poi diventa troppo fredda, una certa. Sentite qualcosa? Poesia in movimento! Grazie mille Faresio, anzi Feresio, grazie per i 2 mesi, grazie. Poesia in movimento! Grazie Feresio e grazie Libero Uomo per aver regalato un abbonamento. Aspettate che vi segno. Lo cazzo vi segno qua. Mettete su le mani dai giovani. Se stai tutta notte ti vengono le palle squamate. In effetti... Feresio e Libero Uomo. Poesia in movimento! Libero, siamo liberi, libero come un uomo. Grazie Ernesto per aver regalato una sub. Ernesto, poesia in movimento! Ernesto, fai presto.
Potresti leggere le etichette dei prodotti dietro di te piegando accidentalmente il culo a favore di camera? No. Ernesto. Grazie a Whiter. Grazie per i 3 mesi. Poesia in movimento. Grazie Whiter. Certo, qui dopo ve le va tutti i nomi. È un macello, no? Grazie Candy per i 4. Grande Candy, bentornato il signor Candy. Come stai, Candy? Ti segno qui sulla mano, eh? Ti porterò con me. Ah, sentite un po'? Le paperelle. Vogliamo mettere un po' di schiuma? Un po' di schiumina? Un po' di schiumina? Si sente la musica? Bene, bene, sono contento. Malizia, bagno scuro. Questo potrebbe essere... Allora, faccio un appello a tutte le case produttrici di shampoo e balsami. Se volete che io sponsorizzi i vostri prodotti... Poesia in movimento! Contattatemi su Instagram in privato, perché durante queste live posso sponsorizzarvi tranquillamente. Poesia in movimento! Luca, 5 sub regalate! Ma tu sei pazzo, Luca. Grazie, davvero. Poesia in movimento! Grazie, Luca. In miniera, Luca. Che il dio di Twitch ti benedica. Metterò un per 5 qui. Poesia in movimento! Grazie davvero, Luca. Ma il ragazzo che aveva detto poesia in movimento! Scrivo qua sopra della pagina Facebook Twitch Ita. Ci sta o non ci sta? Ci sta o non c'è un altro che mi ha detto di regalo? Poesia in movimento! Grazie Canaglia 93. Ma che benessere, finalmente un manico. Grazie Canaglia. Grazie a Mary Jane ancora per aver regalato la sala. When I walk in the spot, yeah, this is what I see, okay. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and sì, I ain't sì, afraid so, to no, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Hai visto Di Paolo? Poesia in movimento! Aspettavi, The show must go on. Allora. No, non ci ho fatto nulla. Possiamo tornare a leggere la notizia, ragazzi? Allora, quindi, la Ferragni aveva raccontato venerdì che la nonna di Fedez, 90 anni, pur avendo chiesto il vaccino molto tempo fa, era stata contattata soltanto venerdì mattina, poche ore dopo la pubblicazione su Instagram di alcune storie sulla gestione vaccinale della Lombardia, e che l'operatore aveva anche chiesto alla donna se fosse appunto la nonna di Fedez. Ma questa è una cosa gravissima. Una ricostruzione smentita da ATS Milano, secondo cui nessuno ha rivolto quella domanda, è impossibile ovviamente verificare. Soprattutto la nonna di Fedez sarebbe stata contattata solo adesso, perché al momento della richiesta del vaccino online non aveva indicato il comune di residenza. Quindi, in sintesi, che a 90 anni hanno dimenticato di compilare un campo online, sono stati messi in fondo alla lista. Propaganda degna dei comunisti, dicono quelli della Lega. Comunque siano andate le cose, i consiglieri comunali leghisti Max Bastoni, che è anche consigliere regionale, e Gabriele Abbiati definiscono una strumentalizzazione le parole della Ferragni. L'imprenditrice digitale, scrivono in una nota, ha voluto attaccare Regione Lombardia e che in questi mesi sta lavorando per vaccinare il maggior numero di lombardi. Bastoni e Abbiati, definendo falsa la notizia della mancata prenotazione al vaccino di sua suocera, in realtà nonna del marito, dichiarano che falsificare una notizia solo al fine di mettere sotto attacco la regione non solo non è corretto, ma appare anche come un atto di falsa propaganda politica, degna del peggior regime comunista. Poesia in movimento! Grazie. Chi è che ha fatto la sub, che dobbiamo segnare il nome? Dario Martiz, il Darione, l'orco, il fantastico orcone. Dove ti metto, Dario? Dove ti metto, Dario? C'ho più posto qui, spero, lo vedete qua. Le metto qui. Dario. Ecco qua, Dario. Poesia in movimento! Grazie Kentucky, grazie per la sub di livello 1. Benvenuto in miniera, grazie Kentucky, gentilissimo. Io ci tengo a precisare che sono mancino, ragazzi, per questo che con la destra non riesco a scrivere. Kentucky. Comunque devo imparare a scrivere meglio e risparmiare spazio.
Buonasera Fed, a fantastica, a fantastica. La prossima volta vi faccio entrare anche sul Discord, ragazzi, creiamo proprio un party, un pool party, eh? I pool party di una volta si facevano tutti in piscina, invece i pool party di oggi si faranno qua, su Discord, mentre io sto in vasca. Che ne pensate? Può essere un format alternativo? Vi faccio entrare tutti su Discord di sabato la prossima volta. A fantastica. Videochiamata ad Augusta? Non credo. Buonasera Tatangi, buonasera a tutti amici. Mi rimetto un attimo gli occhiali così leggo meglio, perché senza occhiali sono più bello, però non ce vedo. Oh. Moderatori, moderate un attimo il canale, per favore, che stanno spammando alcune cose strane, grazie. Aciaciuna. Facciamolo adesso. Adesso non riesco. Ma questa è una cosa gravissima, hai ragione, Primone. Grazie Gabriele. Poesia in movimento. Grazie Gabriele per il Prime. Benvenuto in miniera, Gabriele. Ti segnerò qui, Gabriele. Grazie davvero per il supporto. Poesia in movimento. Clink ha regalato 5 sub. Clink 92. Poesia grazie. In movimento. Gabriele, poi Clink. Grazie mille, Clink. Poesia in movimento. Segniamo subito Clink. Sto bel fustacchione di Clink che ha regalato queste 5 sub. Poesia in mamma movimento. Mia, ragazzi, ma qui siamo proprio gentili oggi. Ma com'è sta cosa? Grazie davvero. E ricordatevi sempre una cosa importante nella vita, al di là delle cazzatine. Grazie Clink comunque davvero. Grazie anche a Orange Juice. Poesia in movimento. Orange Juice, grazie. E buono. Ricordate una cosa nella vita, ragazzi. Protestare, manifestare, farvi vedere incazzati alle volte è importante, ma è anche il modo in cui uno lo fa che conta, soprattutto il modo in cui uno lo fa. Perché un conto è scendere in piazza a sfasciare tutto, magari a sfasciare le finestre, le porte, le macchine, le serrande dei negozi. Un conto è scendere in piazza organizzando una protesta pacifica, ma magari bella come quella che è stata fatta a Milano, al Duomo, organizzata dagli operatori dello spettacolo a giugno, se vi ricordate. Stessa cosa qui, nel senso, quando c'è qualcosa che non funziona, secondo voi, non dovete stare in silenzio o essere indifferenti. Se secondo la vostra opinione qualcosa non va bene, dovete dirlo. Siete in diritto di farlo, capite? Non abbiate paura di risultare rompicoglioni o rosiconi o quant'altro. Voi avete la legittimità nella protesta. Voi siete liberi di non essere d'accordo su una gestione, su una politica di un'azienda, del vostro capo, della piattaforma dove lavorate. Quindi potete anche protestare, nessuno deve avere il diritto di non poesia in movimento garantirvi il diritto di protesta, appunto. Grazie Zel poesia Gadis in per movimento. Grazie Zel presidente. Gadis per l'abbonamento di livello 1 e grazie a Felin Sprint, grazie Felin. Grazie mille. Allora, Zel Gadis. Grazie Felin. Ti segno qui Felin. No, Bumbe, sono in una vasca da bagno, i capezzoli maschili non sono più bannabili da diversi mesi. Dovreste leggervi le regole di Twitch, ragazzi, tranquilli, io non sono matto che mi faccio bannare. Questo è un contenuto assolutamente valido e legittimo sulla piattaforma, fin quando Twitch non deciderà di vietarlo, che secondo me sarebbe giusto, però fin quando Twitch lo permette, perché non approfittarsene? Perché soltanto le ragazze possono mettersi a fare queste cose? Chi sono io? Perché sono più brutto, perché sono un maschio e non posso farlo?
iscriviti. Grazie mille, Denald, per i 100 bits, grazie. Mettete su le mani dai giovani. Ciao, Ivan, voglio il mio nome. Grazie. Capra! La parità dei sessi è anche questo. Capisco che siamo su una piattaforma maschile. Grazie. Posso per il fare un po' di catcalling? No. Capisco che siamo su una piattaforma dove sono quasi tutti maschi quelli che ci guardano, però sappiate che se lo possono fare le ragazze e voi potete farvi le seghine, anche i maschi possono farlo. Bisogna avere anche pensiero per le ragazze che seguono Twitch, ragazzi, non siate egoisti. Ciao Grenbaud, ciao bello, un bacione a Gren. Grazie Gren, credo che tu abbia donato qualcosa, ti ringrazio. Scusami, ma c'erano le notifiche troppo veloci. Anche ai gay può far piacere, infatti, agli omosessuali anche può far piacere, ai bisex, quindi non capisco dove sia il problema. Ma... Ah, ma devo scrivere il nome di Gren. Gren, ti scrivo in testa, guarda. Ho fatto la salva. Allora, è un po' complicato, però ci proviamo. Ma io ce vedo, ma come si fa qua? Come cazzo faccio? Mannaggia. È un macello. Sto rischiando di fare una svastica, quindi eviterei. Vabbè, Gren, lo faccio da un'altra parte, non ci riesco. Ti ho scritto qui. L'ho scritto, eccolo, l'ho scritto adesso. L'abbiamo scritta. L'acqua è calda, è tiepida. Però non si sono fatte le bollicine oggi. Ma ogni sub fai uno squat? No, soltanto quando arrivano 10 sub tutte insieme, squatto. Oh, grazie Predor. Allora aspetta che ti segno. Se arrivano 10 sub, squatto. Dieci sub tutte insieme, chiaramente. Grazie, poesia in movimento, per la sub regalata. Grazie mille, Zergadis. Aspetta che ti segno qui. Ecco qui, Zergadis. Comunque ragazzi, buona Pasqua, spero che abbiate passato una bella Pasqua, che vi siate divertiti, che abbiate mangiato e che siate stati in compagnia delle persone a cui volete più bene, che siano i vostri parenti, che siano i vostri amici, che sia la vostra ragazza o il vostro ragazzo, che sia chiunque veramente, chiunque che vi vuole bene. E una cosa importante è bisogna resistere perché ci stanno mettendo a dura prova. Dopo un anno siamo ancora in una situazione che ci vede lontani dall'uscirne definitivamente. Poesia in movimento! Ma noi siamo qui anche per questo, no? Per farvi sorridere con le nostre cazzate. Eccoci qua. Grazie mille, Aniello! Grazie, Aniello, per la resub. Bentornato in miniera, caro Aniello. Aniello, più alto che bello. Aniello, grazie. Riempia l'acqua, è piena qui, eh? No. Allora, ricordiamo che da martedì torneranno le live chiaramente normali. Domani ci sarò la sera. Comunque, hai finito il pennarello? Sì, sto... No, ancora c'è un po'. Grazie, Giampi, grazie. Lo so, Vinci, dobbiamo resistere.
Ciao Banano. Squat jump in, in vasca. Se arrivano 10 sub di fila, le faccio. Se uno... Allora, 20 sub... 20 sub... Uso anche il tubo. 20 sub uso anche il tubo. Mi dissocio dal tubo, ovviamente. Non ho assolutamente cose strane con questo tubo. Non ho un rapporto con questo tubo. Non l'ho mai visto prima d'ora, questo tubo. C'è finito per caso qui, tra l'altro, nella vasca. Ma che soste scritte sul corpo sono tutte le persone che si sono abbonate al mio canale fino a questo momento. Sono mancino, sì, mi hai sgamato, Sherlock. Allora, volevo finire la questione della Ferragni. Poco teneri con la Ferragni anche altri esponenti della Lega. Il deputato Fabrizio Cecchetti, per esempio, afferma che la Ferragni, sfruttando la propria notorietà, si è poesia in movimento sul nulla sui vaccini. 26 mesi mi merito il nome sulla pelata. Te amo, Ivan. Grazie, Big Lugo, per i 26 mesi. Grazie, Big. Grande Big Lugo, grazie davvero. Che non è Big Luca, ci tengo a precisare. È esattamente Big Luco. Big Luco. Antonio, sono in vasca, è tutto contestualizzato. Leggete il regolamento, ragazzi. I capezzoli maschili non sono bannabili. Dovete leggervi le regole se volete fare i professori, perché io faccio lo streamer. Poesia in movimento! Grazie Big Luco e grazie a Sannix. Grazie Sannix. Bisogna conoscere i propri diritti, ragazzi, e le regole della piattaforma per cui uno lavora, giustamente, no? Quindi sappiate che non sto facendo nulla di bannabile, se no non lo farei, tranquilli, non sono scemo. Ci tengo al mio lavoro e ci tengo a Twitch soprattutto e ci tengo a quelli che mi seguono. Anche perché ho comprato casa, anche grazie al vostro supporto e alla piattaforma Twitch, quindi se sto facendo questa cosa è perché io voglio rimanere qui e cercare di migliorare la piattaforma, non perché sto facendo chissà cosa, perché voglio fare i soldi facendo il bagno. Poesia in movimento! Grazie mille, Corona non perdona per il Prime. Io voglio aiutare a migliorare la piattaforma e secondo me questo tipo di contenuto sulla piattaforma, così aperta anche ai ragazzini di 12 anni, di 10 anni, non ci dovrebbe essere. E sto cercando di farglielo capire a Twitch con nelle mie piccole possibilità. Probabilmente non servirà un cazzo, ma magari qualcuno, non lo so, di Twitch America noterà questa cosa, o qualcun altro, qualche streamer collega prenderà ad esempio, lo farà anche lui, non lo so. Magari non servirà un cazzo, per carità, però mi sentivo di farlo e l'ho fatto. Grazie mille, Corona non perdona. Meno male, sono contento che anche altri lo stiano facendo, allora. Allora, Corona ti metto qua, Devo comprare un pennarello più piccolo, perché questo mi fa le scritte troppo grosse. Corona ti ho segnato qui, Sì, ho visto che Amurant addirittura stava cavalcando una banana oggi in live. Comunque ringrazio davvero tutti. Tutti quanti quelli che sono qui, grazie. Quante sub per far diventare l'acqua gialla? Mi dissocio. Ma perché non vengono le bolle, raga? Voglio le bolle. Come faccio ad uscire le bolle qua? Posso provare con questo. Poesia in movimento! Grazie Lele per l'abbonamento di livello 1. Grazie mille Lele. Grazie per la sub, Lele. Ti segno qui sul pugno, Lele. Grazie, Nicco. Anch'io vi amo. Allora, possiamo continuare a leggere le notizie. Se no, parliamo di qualcosa. Troviamo un... Siete d'accordo sulla... Siete d'accordo sulla questione catcalling? Parliamo di catcalling, visto che va di moda in questi giorni. Fantastica!
Allora, io vi dico la mia. Ne abbiamo già parlato a sufficienza, ma ve la ribadisco, magari ci sono anche ragazzi nuovi che ci seguono. Il catcalling, ragazzi, è una roba fastidiosa. E la scusa non può essere dicendo ma magari a qualcuna gli fa piacere, per un semplice motivo, perché tu quando stai andando a fischiare o a suonare il clacson o a appunto dire ammazza che culo, ammazza che tette, tu non conoscendo la persona che sta passando di strada a cui tu stai facendo questo apprezzamento non richiesto, non puoi sapere chi hai di fronte, non puoi sapere se gli piacerà oppure no. E vi assicuro che più delle volte non piace. Ma anche se uno mi dicesse ma quella ragazza l'ho fatto e gli ha fatto piacere, ma non è una giustificazione. Non è una giustificazione, perché tu prima di farlo non sapevi che a lei avrebbe fatto piacere. E quindi non ti devi permettere. E la stessa cosa vale in tantissime altre situazioni. Il fischio in generale è una cosa proprio svilente. O la suonata di clacson. Io ho fatto il cameriere per 5 anni. È capitato alcune volte che i clienti mancassero di rispetto, fischiando oppure facendo robe allucinanti. Quello non si deve fare, quindi oltre che per il catcalling vanno messe sanzioni amministrative, quindi denaro, anche per tante altre cose secondo me. Il catcalling deve essere solo una delle tante questioni da affrontare in questo momento. A magica, esatto. Ti piacerebbe vedere che la gente fischiasse a tua sorella? Direi di no. Ma infatti, ma anche se fosse la mia fidanzata, ma anche se fosse a mia madre, a voi farebbe piacere? Io non credo. Ma poi non sapete, ribadisco, chi avete di fronte. Magari quella ragazza a cui voi state facendo quell'apprezzamento soffre di depressione, soffre di qualsiasi tipo di disturbo, è in un momento complicato della sua vita, cioè... Voi non vi rendete conto forse di quanto la mente e quanto la psicologia in questo caso possa far la differenza. Tra l'altro, vi dico anche questo, tante persone che fanno catcalling, se poi la ragazza giustamente si gira e li manda a fanculo, gli rispondono anche e se la prendono e si incazzano, capito? Cioè, quindi io ti fischio, tu giustamente ti giri e mi mandi a fanculo e poi io che ho fischiato mi sento, capito, insultato e me la prendo e ti dico, oh ma che cazzo, ti ho fatto solo un complimento, ma perché ti stai incazzando? E poi ci si mette poco ad arrivare da un estremo all'altro. E l'estremo significa anche arrivare poi all'aggressione, oltre che verbale anche fisica. Che comunque è sempre aggressione, anche quella verbale è un'aggressione, eh. Vi potrei raccontare degli esempi di persone che conosco, che sono state addirittura inseguite. Poesia in movimento! La mia ex è stata inseguita da due imbecilli in spiaggia solo perché gli ha detto di no ai loro apprezzamenti, l'hanno inseguita. Quindi, ragazzi miei, mi dispiace ma io non lo condivido affatto questo sistema. Grazie PJ1998 per il Prime. Mettete su le mani. Grazie PJ, ti segnerò qui. DJ, grazie a Gino per i 200 bits. Esatto, Sosi. Ma infatti poi si tratta, non è che stiamo parlando di castrare le persone che lo fanno, di arrestarli, stiamo parlando di multare le persone che lo fanno. Credo che non ci sia nulla di male, anzi sia sacrosanto. Stiamo parlando di una multa. Lo hanno già inserito in Francia e in tanti altri paesi il catcalling come sanzione amministrativa. Quindi non dobbiamo arrivare sempre ultimi in Italia, ragazzi. Possiamo stare anche al passo con i tempi ogni tanto. Grazie, ma vai il luccio carino. Sì, assolutamente, Tom Riddle 777, assolutamente sì. Hai scammato la canzone da cantare, molto bene. Cantiamo una canzone. Che magica atmosfera che c'è questa sera. Amore che fai, amore così non vale. Benvenuti in paradiso. Al lume di candela.
parliamo di noi due. Che magica atmosfera che c'è questa sera. Che tristezza, cosa? No, Maloroso, stai tranquillo, Maloroso, i capezzoli non sono bannabili. Leggetevi le regole di Twitch, ci sono le regole, sono pubbliche, le potete consultare quando volete, sono molto semplici. Il capezzolo maschile non è bannabile su Twitch. Ma dipende da modi e modi, Franz, appunto. Se tu ti trovi al bar... Grazie per i bits, cavaliere. Se tu sei seduto al bar e ieri il tritonista di Bologna entrerà identico a te, cazzo. Okay. L'altra volta ho fatto la sub. Oggi spero di meritarmi una CD cavaliere sulla guancia destra con l'eurino. Un abbraccio. Sulla guancia, cavaliere, addirittura? È un po' complicato, eh? Sulla guancia è un po' complicato, cavaliere. Ti posso segnare qua. Cavalier, il cavalier errante, il barone rampante. La prossima volta porta Ivana in vasca, ci sta. Ivan, sembri un rapper, grazie. Assolutamente, Cap Bambino, ci sono modi e modi, ovviamente se... Tu sei in un bar, in un contesto quindi sociale di gruppo. Grazie, Orio. I vai e quando ti si razzingrisce la pelle esce a mamma. Sì. No, dicevo, quando si è in un contesto sociale di gruppo... Grazie per il guerra. Finiscono le donazioni, poi spiego che è serio. Gentile signor Ivan. Sono il ragazzo che le ha inviato una email qualche giorno fa a nome di uno studio legale. Anche se la risposta fosse negativa, mi farebbe piacere i motivi per i quali non è convinto. La ringrazio. Sì, amico mio, solo che come vedi siamo a Pasqua, come vedi sono in una vasca e come vedi sto comprando casa, quindi non sono riuscito ancora a vedere l'email. Ti risponderò appena potrò. Grazie. Sono solo aiuto. Che succede, Aristotele? Stavo dicendo, se ci troviamo in un contesto sociale, di gruppo, quindi siamo, che ne so, a un bar, a un locale, a un pub, in discoteca, eccetera, e capita inevitabilmente di entrare a contatto con il sesso opposto e quindi si vuole imbastire una conversazione, lo si può fare senza fischiettare, senza dirgli ammazza che culo, senza dirgli ammazza che tette, senza andare lì a fare il coatto, capito? Cioè, quello è il senso. Il catcalling è una mancanza di rispetto per il linguaggio volgare che uno utilizza. Non è che se tu vai con una rosa dalla ragazza e gli dici: lo sai, Lucy Lane, che sei proprio una bella ragazza, ti posso regalare questa rosa? Quello non è catcalling. Tanto un saluto a Lucy Lane. Il catcalling è un'altra roba, come ho già spiegato prima. Sono due cose diverse, bisogna contestualizzarle. Te lo mando un bacino, Lucy Lane, assolutamente. Ivan, bollette a 3 km da te. Assolutamente, Gabri, bisogna contestualizzare, certo. Ma infatti non è che, cioè, ci sono comunque dei giudici che valutano poi, non è che... Se ogni cosa è sanzione amministrativa, poi bisogna valutare il contesto, bisogna raccogliere le prove e in tal caso si valuta poi la situazione. Come in tutto, come in tutto, anche sulla legge Zan, che c'è Bustine e i suoi amici fascistoidi che sono contrari alla legge Zan, è semplicemente per un pregiudizio. Poesia in eccolo, movimento! Bustine, eccolo. Che ha regalato 2 sub, mentre io sto qui a lavorare, lui sta poesia a potrire. Movimento. Bustine, un lavoratore inetto e irresponsabile. Grazie per le 2 sub, mi devo segnare pure il nome di Bustine. Mazza, comunque l'ho chiamato, stavo a parlare della legge Zan, ho iniziato, tac. Che simpaticone. Dove me lo segno, Bustine? Ce la famo a segnarlo qui sulla testa, se si riesce, sulla testa.
È un po' un casino sulla destra. È un po' complicato, ragazzi. Ah, posso fare una cosa, però. Ecco. No. Mamma mia, che sto facendo? Non ci riesco, porco dici! È complicato anche questo format, infatti io... abbiamo trovato una cosa complicata da fare in questo format. Ai ai ai, ragazzi, che fatica la vita! Ci sto quasi prendendo un po'. Poesia in movimento! Grazie Alvano, grazie per grande il mio sub. Ti si amarò, Cob 2 l'avrò, Cob 2 l'avrò. Grazie Alvano. Bentornato in miniera, Alvano. Alvano, proprio lui. Pennarello indelebile, purtroppo sì. Ciao Ciccio. Cosa hai detto, Lucy Lane? Mi stai prendendo in giro? Quella è una bella domanda, Maldo. Devo pensarci. Capra! Capra! Grazie per i 2 euro. Capra! Scusi, mi è partita la pubblicità e non sono riuscito a sentire la risposta alla mia donazione precedente. Qual era? Ah, dell'email. No, dicevo che sono impegnato molto con la casa, ho comprato casa, la sto allestendo, sono un attimino stressato, la mia vita è una merda, sono andato allo psicologo, sono depresso, ho pensato al suicidio 2 volte ed è per questo che non ho risposto ancora all'email. Poesia in movimento! Però ci sono cose un po' più importanti. Salve a tutti a volte. Da Berlinguer. Grazie, un sardo comunista. Grazie per i 3 mesi, un sardo comunista, bentornato. Un sardo comunista, eh? Sarai un amico di bustine. Qui non mi segna più niente, proviamo qui. Capirai, se mi scrivo comunista, bustine... spara. Ecco qui. No, non è che scarico, è che è un po' umido il pennarello. Abbiamo anche una palla per giocare, se volete, eh? Yuhu! Woo, woo, woo. Che bello. Allora, anche degli occhiali, se volete. Poesia in movimento! La bella vita. Grazie Cobra Lello, grazie Cobra per la sub. Benvenuto in miniera. Anzi, hai regalato una sub, scusa. Hai regalato una sub, Cobra, grazie. Che fatica. Ma le bollicine non sono arrivate. Ah, fantastico. Ehi, proprio tu, sto dicendo a te. Sai, questa sera stavo pensando a quanto fosse bella la vita prima della pandemia. Stavo pensando a quanto era bello portarti al cinema, portarti a teatro, viaggiare con te sul treno, sì, Frecciarossa, sempre in ritardo. Sì, quella mezz'ora sempre in più che si prendeva per arrivare da Roma a Milano, con quelle 3 ore che diventavano sempre 4. Ma con te tutto questo era sempre più bello.
Il tempo passava velocemente quando ci guardavamo negli occhi e pensavamo al nostro futuro insieme, con nostro figlio o nostra figlia, mano nella mano, al parchetto, a spacciare cocaina. No, mi dissocio. E poi sì, e poi tu hai deciso di lasciarmi, hai deciso di mettere da parte tutto quello che avevamo costruito insieme e sei fuggita con quell'essere ripugnante, con quella persona che non ti meritava affatto, ma tu hai preferito lui, hai preferito lui e mi hai lasciato in questa vasca, da solo, come un cane. Ma per fortuna poi è arrivata Twitch, che mi ha permesso di instaurare un rapporto fantastico con la mia community, con i ragazzi che mi seguono e che ci sostengono ogni giorno. Poi è arrivato Bustine. Devo ancora capire oggi se si tratta di una manna dal cielo oppure di un peccato lanciato dal diavolo per punirmi. Ma un giorno forse lo capirò. Poi è arrivata Francesca, che ha portato competenza e qualità all'interno del nostro canale. Ma tutto ciò ancora non basta. Non basta perché adesso su questa piattaforma va di moda farsi il bagnetto nudi all'interno di una piscina a un metro per un metro o all'interno di una vasca da bagno, dove per qualche strano motivo le persone fanno la sub per vedere il loro nome segnato sul corpo della poesia in movimento. E tutto questo è molto ambiguo, ma è un fenomeno da studiare, non da ripudiare. Grazie mille Ozen per la sub. Assolutamente, Luca. Grazie Ozen per il Prime. Benvenuto Ozen. Ozen. Ma volete vedere i piedini? No, Dark Obito. Piedini! 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 Oh! Sto mangiando, ti prego, ammazza, sei 10:30, mangi. Quanto stai rovinato da 1 a 10? Ma no, resistiamo. Raccontaci dello psicologo. Allora, cosa vi potrei raccontare? Vi racconto che l'altro giorno ho parlato, ho parlato di mia nonna. E lo psicologo ti sta facendo bene, hai visto? Diciamo che mi sono un po' sfogato sul mio passato, no? Il perché non ho un bel rapporto con i miei genitori. E mi ha chiesto di raccontargli dei bei ricordi che avevo con mio padre e mia madre. E io, dopo averci pensato un po', non sono riuscito a dirgliene manco uno. Questa cosa mi ha fatto veramente male. Poi invece abbiamo iniziato a parlare di mia nonna e lì invece sono venuti fuori un sacco di bei ricordi. E questa cosa è allucinante, no? Se ci pensate, alla fine stiamo parlando comunque di mia madre e di mio padre. Io non sono riuscito a condividere con lo psicologo neanche un bel ricordo, mentre di mia nonna ne ho condivisi una marea. Mia nonna, vabbè, io gli volevo un sacco bene, questo ve l'ho già raccontato. È l'unica nonna che ho conosciuto nella mia vita, gli altri tre purtroppo non li ho conosciuti, è venuta a mancare 7 anni fa ormai, a giugno del 2013. Però gli volevo molto bene, c'era un rapporto speciale tra noi, perché lei mi chiamava sempre il bello de nonna, e l'ultimo arrivato. Quando le sue amiche, insomma le persone che incontravamo, gli chiedevano se fossi suo nipote, lei proprio, io la vedevo che con gioia diceva sì, è l'ultimo arrivato.
Infatti anche le mie cugine più grandi mi sfottevano sempre per questa cosa, che pensavano fossi il suo preferito, poi il viziato di turno, no? Mentre mi piacerebbe recuperare un po' il rapporto con mia madre e mio padre prima che sia troppo tardi, perché penso che sia giusto, anche se dentro di me c'ho come un blocco. C'ho come un blocco verso di loro, purtroppo, dovuto a tante cose del passato, a un senso di rivincita anche, che magari un giorno quando mi sentirò di raccontarvi vi racconterò, perché ancora non sono pronto. Non sono pronto per raccontare tutto, tutto quanto. La mia famiglia ha origini non romane. Allora, la parte di mio padre ha origini campane, il mio bisnonno, dalla parte di mio padre, ha origini vicino Caserta, credo, vicino Napoli, non mi ricordo. Invece da parte di mia madre, romane. Grazie Isma. Grazie Maldo. Sospetti di luce proprio, però una videocamera la potessi comprare, eh? Marco, l'ho comprata. Ah, tra l'altro ragazzi, a fine mese, se tutto va bene, mi trasferisco, eh? Ho comprato tutto già. Ho comprato la scrivania, ho comprato la videocamera, ho comprato il microfono nuovo, ho comprato anche il braccio per il microfono, ho comprato le luci, ho comprato tutto. Ci siamo quasi, abbiate ancora un po' di pazienza e iniziamo questo nuovo capitolo della mia vita che mi sta risucchiando l'anima e tutta l'energia che ho, ma spero che ne valga la pena. Una volta che mi sarò sistemato, ce l'avrò. Il braccio per il monitor? No, me lo potete linkare. Chi è che l'ha scritto? No, cazzo, il braccio per il monitor me lo sono scordato. Io ci avrò 3 monitor, però, quindi me ne servono 3 bracci. C'ho 2 BenQ e un MSI di monitor. Perché sul terzo monitor ci voglio mettere la chat in verticale. Uno triplo. Me lo puoi linkare? Ma sei Gianluca, eh? Gianluca, che me lo puoi linkare se lo trovi su Amazon? Sì, i miei sono separati da quando ho 9 anni, comunque, per chi lo ha chiesto. Tra un po' mi tocca uscire, no? Qua mi si paralizza tutto. Per un giorno di poter venire a visitare Roma e magari pure conoscerti, mi sai un sacco di energie positive raccontando la tua vita. Grazie Diego. In questo periodo in realtà non trasmetto molta positività, questa cosa mi dispiace. Mi dispiace che in questo periodo non vi trasmetto molta energia positiva, perché sto attraversando forse il periodo più difficile della mia vita e non sto scherzando, però sono sicuro che tornerò ad essere più positivo, cosa che sono sempre stato. Ero sempre un po' l'anima della festa, fino a prima del Covid, quindi vorrei tornare ad esserlo. Anche perché sto periodo mi rendo conto anche che non è facile starmi vicino per i miei amici, che sto veramente depresso, non porto assolutamente nulla di buono probabilmente in una conversazione con i miei amici o in un'uscita. Questa cosa mi dispiace molto. Buonasera padron Tony. Ciao Mars Barb. Io non riesco a aspetta che ho letto una roba. Comunque mi sono attrezzato con sto computer, è una figata così, eh. Io non riesco a scopare con la mia tipa da più di un anno per ansia. Grazie Alvano. Poesia in movimento. Grazie mille Alvano per le 5 sub regalate. Grazie mille Alvano. Grazie davvero. Poesia in movimento. Benvenuti in miniera a tutti quanti. Grazie anche a Harry per il Prime. Benvenuto Harry, grazie. Ma Alvano ti avevo già segnato prima, vero? Non mi ricordo più. Poesia in movimento. Sì, Alvano già c'è. Ti faccio un per 5. Un per 5 goliardico. E poi anche un Harry. Poesia in movimento. Un Harry dove lo mettiamo? Harry, qui c'è un buchino. Poesia in movimento. Albano, in realtà lui è Albano, ma Albano faceva quando poesia il sole in movimento tornerà in
in movimento. Amore, amore, vieni incontro a me, perché non posso più fare a meno di te. Grazie Piampi, grazie per i 6 mesi Piampi. Grazie mille Piampi per la resabetta. Piampi, eccolo. Piampi, grazie. Poesia in movimento. Grazie mille Fabio Fa Fabio per l'abbonamento di livello 1 e grazie a Mars Barb per il Prime. Grazie poesia mille, in movimento. Grazie ragazzi, grazie mille per il supporto. Allora Fabio, spero non sia mio padre che si chiama Fabio. Se in caso sei tu, papà, ti saluto. Fai finta di nulla, è una protesta, saresti fiero di me. Mio padre, d'altro, da giovane è stato arrestato per delle manifestazioni. All'epoca le manifestazioni si facevano in piazza, ad oggi purtroppo le dobbiamo fare nella vasca da bagno, caro papà. Grazie mille Mars, anche a te, e ti segno da qualche parte, qui. Mars. Mission to Mars, bel film. Ciao a Mars, ciao belli. Io ricordo sempre che se dovessero arrivare 10 sub tutte insieme farò gli squat. Tanto richiesti. Buonasera Alessia, buonasera studio. Allora, posso calpestarti, ma certo Aristotele, puoi fare quello che vuoi. Allora, stavo dicendo che volevo cantare una canzone. Vivo per lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata. Poesia non in movimento! Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Come uno stereo in camera, di chi è da sole adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. Grazie mille, signora tua... Tuna Ita, grazie per il Prime, Tuna. Benvenuto in miniera, benvenuta. Ma dopo, regà, devo stare 2 ore a togliermi tutta sta roba da qua, al macello. Ma ho capito perché è impegnativo. Devo chiedere scusa alle ragazze che fanno questa cosa, assolutamente. Poesia in movimento! Perché ora ho capito dov'è l'impegno. Quest'estate comunque sia nello scrivere, ma poi anche il dopo cancellare tutto è un ci impegno. Ci si organizza e hai letto. Il viaggio te lo paghi. Faccina che ride. Grazie mille, FB, per i 3 mesi. Vieni qualche giorno a Londra o New York, ci si organizza e hai letto. Il viaggio te lo paghi. Ma perché, tu sei a Londra o sei a New York, Fabio? Non ho capito. FB. Grazie. Gorilla Bicio per Giuseppe Conti. Speriamo non sia lui. Gorilla Bicio, eccolo. Via. Cambia il costume. Come cambia il costume? Cavallini sulla mia maglietta. Cavallini, diri, diri, dindi. Così? No. Allora. C'è stata comunque questa live così chill, eh? È bella. 2000 sub live con il tank. A 2000 sub compriamo il fantastico costume di William Wallace e andiamo davanti al Parlamento in live ear ad urlare libertà insieme a Francesca. E poi ospiterò sul canale l'ex presidente del consiglio, probabilmente a 2000 sub, quindi motivo in più per darci una mano. Poesia in movimento! Grazie Amis! Eccoci. Mamma mia Amis, come stai tesò? Bentornata. Lucy Lane ha uscito le tette, come è uscito le tette? Poesia in movimento! Social boom, mamma mia, ma sono quasi felice di questa cosa, social. Guarda, oggi sono poesia in cosa. Movimento! Se sei d'accordo, grande social, Ivan, siccome... queste live in vasca saranno un motivo in più per seguirti. Grazie, Giuseppe Conti, bentornato in miniera.
social, ho deciso una cosa, se per te va bene, chiaramente dobbiamo essere d'accordo entrambi, quindi lo devi essere anche tu. Siccome sono stanco veramente in questo periodo di avere dissapori con i miei colleghi, per quanto mi riguarda ti stringo la mano virtualmente e non ho alcun problema più con te, ti rispetterò e chiudiamola qui. Molto bene. Penso che dobbiamo concentrarci tutti sul nostro percorso lavorativo e non c'è tempo da perdere con litigi e flame vari, se sei d'accordo. Ti ringrazio per la samba. Mettete giù le mani dai giovani. Anche io, vai sereno. La penso esattamente come te. Buona serata, bello. Buona serata a te, grazie. Matteo, sono i nomi di tutte le persone che si sono abbonati, è un format fantastico, dovresti provarlo. Beh, fa bene Andreino a farlo, fa bene. Fa benissimo. Comunque, ragazzi, wow, non credo si possa Andre99. Ciao Nicodemon. L'acqua si è quasi freddata, ragazzi. Come lo dire? Ah, fantastico! Grazie! Poesia in movimento! Grazie PF Studio! Grazie mille per la sub regalata. Non c'ho più posto, cazzo te sì. PF. Ivan, dove hai imparato a scrivere? Guarda, purtroppo, pur avendo fatto il classico, non ho mai avuto una bella ortografia. O calligrafia. Calligrafia, insomma. Scusami, non ortografia, calligrafia. In ortografia ero bravo. Però ho sempre avuto una calligrafia merdosa. Però se mi chiedi di coniugare un tempo verbale di qualsiasi tempo o qualsiasi modo, lo so fare. Sono il più bravo che troverai in Italia a coniugare i verbi. Vogliamo fare una prova? Sì, la grafia. Tra passato semplice di ricevere. Poesia in movimento! Tra passato prossimo o remoto? Grazie mille Rock per il Prime. Congiuntivo imperfetto di mangiare. Che io mangiassi. Passato remoto di cuocere. Io cossi. Trapassato remoto di cucinare. Io ebbi cucinato. Ho iniziato a lavorare, Andrei. Futuro anteriore di concedere. Io avrò conceduto. Concesso, scusa. Io avrò concesso. Scusa. Mi sono corretto subito. Io avrò concesso. Buonasera, Dago. Passato remoto di potere. Io potei. Gerundio passato di essere. Essendo stato. Imperfetto di interferire. Io interferivo. Congiuntivo presente di assimilare. Che io assimili. Che tu assimili. Che egli assimili. Che noi assimiliamo. Che voi assimiliate. Che essi assimilino.
Participio passato di volere, voluto. Participio presente di cuocere. Cuocente. Credo, eh. Presente di bustine. Lasciamo stare. Vabbè, basta. Turu turu tu tu tu. Voi volevo leggere qualche altra notizia, ragazzi, vi va? Allora, c'è stata una rissa tra l'attrice Giulia Elettra Gorietti e una tabaccaia di Roma. Madonna. Ah, aspetta, c'è un'altra notizia abbastanza interessante che riguarda Amazon. Vi leggo questa, eh. Allora, Stati Uniti, Amazon. Amazon ammette che i dipendenti sono costretti a fare pipì nelle bottiglie. Dopo la denuncia di un deputato democratico, il gigante dell'e-commerce chiede scusa. Succede, ma solo per gli autisti. I dipendenti di Amazon costretti a volte a fare i pipì nelle bottigliette di plastica per non perdere tempo nelle consegne. Sembrava una leggenda, una finzione cinematografica, come quella raccontata dalla regista Ken Loach nel suo ultimo film, Sorry We Missed You. Invece è vero, e dopo averlo negato per mesi, l'azienda ora lo ammette. Sappiamo che i nostri autisti possono avere e hanno problemi a trovare i bagni a causa del traffico perché percorrono strade fuori mano e questo è stato particolarmente frequente durante la pandemia di Covid, quando molti bagni pubblici erano chiusi, è la confessione della società. Un'ammissione che arriva dopo una polemica sollevata da un tweet di un membro democratico della Camera USA, Mark Pocan. Pagare i tuoi impiegati $15 all'ora non ti rende un posto di lavoro all'avanguardia, aveva detto rivolgendosi al gigante dell'e-commerce, se poi costringi i tuoi impiegati a fare pipì nelle bottiglie di plastica. Ciao Valekic. Inizialmente la società aveva smentito, ma poi diversi media americani avevano riportato numerose dichiarazioni di impiegati che testimoniavano l'esistenza di questa pratica e alcuni di questi avevano riportato addirittura dei documenti interni che attestavano come fosse ben conosciuta anche dagli stessi dirigenti dell'azienda. La società è stata quindi costretta a fare dietro front. Dobbiamo delle scuse a Pocan, ha detto. La prima replica al parlamentare non teneva conto degli autisti e si era concentrata erroneamente sui nostri centri di distribuzione, dove i dipendenti possono allontanarsi dalle loro postazioni di lavoro in qualsiasi momento per visitare le decine di bagni a loro disposizione. Il problema con gli autisti di Amazon è di lunga data e riguarda tutto il settore, ha fatto sapere la società. Che aggiunge, vorremmo risolvere il prima possibile il problema. Non sappiamo come. Ma cercheremo delle soluzioni, ha promesso. Pronta la replica di Pocan. Non si tratta di me, ma dei vostri impiegati, che non trattate con sufficiente rispetto e dignità. Iniziate a riconoscere le condizioni di lavoro inappropriate che avete creato per tutti i vostri dipendenti. Critica importante, dunque, per Amazon. Grazie, Christian. Credo che riguardi un po' tutti i corrieri. Beh, qui si parla di Amazon, ovviamente. Vedremo, vedremo. Intanto Amazon è sotto i riflettori negli Stati Uniti con il voto sulla creazione di un sindacato in un magazzino in Alabama, che sarebbe il primo nel paese. I risultati non sono ancora stati annunciati. Buonasera Ale on Twitch. Quello corona, non esageriamo, eh. Amo la piattaforma. Ciao Dave!
sta bene qui, In che senso apri, Monzo? Non ho capito. Mi sembra il young signorino. Grazie, Shrike. Cosa ne pensi del flauto di ieri? Bellissimo, Daniele, sei stato bravo, sei tu. Potrei quasi addormentarmi, ragazzi. Poesia in movimento! Grazie mille, Asterix, grazie. Il destino ha voluto che la sub scadesse oggi, quanto bel content. Grazie. So che sei sempre preso, ma quando avrai tempo dai un occhio alla mail. Ok, ok, ok. Ma magari rimandamela, così anticipiamo tutto. Avviciniamoci un po', amici belli, salve. Come state? Sono il vostro amico. Sono il vostro Spider-Man di periferia. Sono l'eroe che questa piattaforma non si merita, ma l'eroe di cui ha bisogno adesso. Chi è che mi ha dissato stavolta? Ogni tanto mi dissa qualcuno, a me, ma che ho fatto di male? Magari. Sì, Atrimons, sì, ogni tanto sì, non sempre. Ci spieghi la legge Zan molto brevemente, ci dice la tua opinione. Allora, la legge Zan va semplicemente a modificare la legge già esistente, quindi non è una legge, è un DDL, quindi è un'aggiunta, è un rafforzativo di una legge già esistente che di fatto va ulteriormente a punire, quindi dà come aggravante alle persone che vanno ad offendere o addirittura a molestare o addirittura a fare violenza fisica alle persone omosessuali. Questo perché? Perché gli omosessuali sono considerati chiaramente ancora una categoria discriminata nel nostro paese, così come possono essere le persone di colore. Perché il razzismo esiste, ragazzi, anche l'omofobia esiste in Italia, ancora purtroppo molto presente e radicata all'interno del nostro paese. E quindi, di conseguenza, con la legge Zan si vuole semplicemente dare un aggravante a chi, oltre al fatto che anche se due etero o una persona, insomma, di qualsiasi orientamento sessuale o di qualsiasi genere viene malmenata per strada o insultata o si fanno comportamenti di incitamento all'odio, già viene sanzionato e viene punita giustamente dalla legge questa cosa. Il DDL Zan va ad aggiungere un ulteriore cavillo, quindi un aggravante se lo fai con discriminazione verso gli omosessuali, quindi con intenzione di omofobia o transfobia. Credo di averlo spiegato abbastanza bene. In questo caso soltanto la Lega e Fratelli d'Italia all'interno del Parlamento sono contrari. Poesia in movimento! In particolare c'è come leader politico Matteo Salvini che si sta imponendo e si sta, che siamo nel sta bloccando tutto al Senato. Grazie mille, Roito sovrappeso, per i 3 mesi. Quindi, per ora, la legge è ferma al Senato, è già stata approvata alla Camera, il DDL è già stato approvato alla Camera, adesso deve andare al Senato, è arrivato al Senato ed è stato bloccato dalla Commissione, perché il capo di Commissione, se non erro, che dovrebbe poi mandarla a fare il voto al Senato, dovrebbe approvare poi il tutto per mandarla in votazione al Senato, è della Lega, e in quanto capo di commissione tu hai la facoltà di rinviarla ogni volta se vuoi, purtroppo è nelle sue facoltà, nel suo potere, però lo sta facendo insomma semplicemente perché ha paura che venga approvata questa legge, quindi è un discorso di rinvio continuo, un rinvio che comunque prima o poi dovrà finire, e la legge in ogni caso passerà, perché con i numeri del Parlamento attuale, anche se la Lega fosse contraria insieme a Fratelli d'Italia, la legge passa perché c'è Forza Italia, che ha un bel numero di senatori in questo Parlamento, che è a favore, pensate un po', Forza Italia, pensate un po'.
Ci ho detto, ragazzi, io penso di andare perché mi sto... Inizia ad essere freddina l'acqua. Inizia ad essere freddina. Esatto, Manu, soltanto agli omofobi può non star bene questa legge. Infatti, quelli che sono contrari alla legge Zan, che ne dicano e che non lo vogliono ammettere, per me sono degli omofobi, ve lo dico tranquillamente, anche se non lo vogliono ammettere. Perché se non sei omofobo tu, questa legge non hai alcun motivo per non votarla o per non essere d'accordo. Parliamoci chiaro. Ci ho detto, ci vediamo domani. Domani, tardo pomeriggio, sera penso. Domani faremo una live serale, non mancate, Pasquetta, e poi da martedì si ritorna con l'orario normale, 13.30, con gli ospiti. In settimana avremo diversi ospiti, non mancate. Poi la settimana prossima abbiamo grandi nomi, eh? Settimana prossima, grandi nomi. Non mancate. Abbiamo il sindaco di Napoli di Magistris, abbiamo Marattin di Italia Viva. Ciao Ivan, assicurati di chiudere bene la live prima di fare le foto per OnlyFans. Assolutamente, messaggio con Happy Ending, grazie per i bits. Grazie a tutti ragazzi per questa incredibile serata. Grazie, spero che vi siate divertiti. Ci vediamo domani, domani sera in live per la Pasquetta. Il TG Twitch chiaramente è spostato a martedì alle 13.30 insieme a Bob, eh? Da martedì si riprende con l'orario normale. Grazie a tutti per il supporto, spero che vi siate divertiti. Rizzo contro Boldrin ci sarà o questa settimana o la prossima, adesso organizzo. Stacco la live e mi metto a organizzare Rizzo Boldrin, promesso. Grazie a tutti ragazzi. Grazie a tutti per il supporto. Mi devo anche pulire tutto questo adesso, chiaramente. Ciao bellissimi, grazie a tutti e buona serata, un bacione. Grazie ai moderatori che hanno moderato, grazie a tutti quelli che hanno fatto la sub, i bits, le donazioni, a chi ha spammato cuori, a chi ha insultato. Vi voglio bene a tutti. Ciao belli.